Quando si parla di tende da trekking, ecco che tanti di voi mi hanno confessato di non dormire mai bene la notte. Tra chi scivola fuori dal materassino o chi trova il sacco pelo troppo claustrofobico, in tanti mi avete confessato di non riuscire mai a dormire bene. Ecco che però da oggi c'è un'alternativa. Inizio a parlarvi di questo sistema di Zenbivy partendo dal materassino, ovvero il Light Mattress. Lui è un materassino abbastanza classico, soprattutto in questa versione un materassino rettangolare con tutte le camere d'aria che vanno a comporlo. È un materassino che ha un air value di 5.2 e che pesa 630 grammi nella taglia M. Naturalmente poi anche a livello sia di peso sia di dimensioni ci sono diverse taglie, quindi più la taglia sarà grande più il peso e le dimensioni saranno grandi. Io ho provato la taglia L e devo dire che come dimensioni è abbastanza standard, soprattutto per essere un air value di 5.2 ci sta, è abbastanza standard come dimensioni. Per il gonfiaggio troviamo in dotazione questa che è semplicemente una dry bag in cui possiamo andare a richiuderla una volta che poi l'abbiamo finito di utilizzare, e all'interno di questa dry bag lui ci sta veramente bene. Il materassino in sé poi lo si gonfia molto semplicemente con la dry bag, come si fa con tanti tipi di materassini, non dovremo fare altro che andare a riempirlo d'aria utilizzando la sua dry bag. Vi voglio parlare un attimo della valvola perché è un po' particolare, è diversa dalle valvole solite che si trovano in giro. Questa è composta da un cappuccio grigio per poter andare a chiuderla in plastica molto semplice, ma la valvola in sé è doppia. Ovvero troviamo una prima parte di valvola che noi andiamo a utilizzare quando dobbiamo gonfiare il materassino, che ci eviti che l'aria che una volta mettiamo nel materassino possa uscire. Sempre la stessa valvola poi possiamo benissimo tirarla fuori e girarla. In questo modo andremo ad avere una valvola che evita l'ingresso d'aria nella parte interna, ma ne favorisce l'uscita. Praticamente l'inverso rispetto a quando lo gonfiamo. In questo modo potremo andare a sgonfiare il materassino evitando che dell'aria possa entrare all'interno, dunque facilitandoci molto il lavoro. Ma dunque come si dorme su questo materassino? Beh, inizio subito dal materiale che vi dico è un nylon 20D, quindi comunque un materiale abbastanza leggero, anche abbastanza performante, diciamo col giusto bilanciamento tra leggerezza e performance, nel senso che non si buca. Io l'ho utilizzato per diverse notti, anche su terreni un pochino accidentati, vuol dire che ci ho dormito bene, non si buca facilmente. È un materassino sul quale si dorme veramente bene, a livello di comfort davvero ci si dorme un po' come a casa. All'interno poi troviamo una costruzione che ci aiuta veramente tanto a poter passare un'ottima notte. Questo materassino in particolare, come vedete, è rettangolare, quindi bello largo, quindi c'è tanto spazio. E poi essendoci le taglie, possiamo arrivare anche alla taglia XL per persone alte 2 metri, quindi da questo punto di vista veramente ce n'è per tutti i gusti. Ma arriviamo dunque a capire qual è la vera innovazione di Zenbivy, perché diciamo che dal punto di vista del materassino è sicuramente un ottimo materassino dalle ottime performance, ma non ha una grandissima innovazione. La vera innovazione sta in quello che si può chiamare quilt. Infatti questo non è un sacco a pelo, è una quilt, e la differenza più grande è che la quilt possiamo vederla più come una coperta rispetto che un sacco a pelo. Ma non solo, perché oltre alla quilt abbiamo anche una parte superiore che praticamente c'è sullo Zenbivy, ed è qua proprio l'innovazione. Ammetto che non so bene come chiamarla, perché potrebbe essere una specie di lenzuolo, diciamo. È una roba molto particolare che adesso vi faccio vedere. Mettendo un attimo da parte la quilt, questo sistema fa sì che noi possiamo andare a montarlo nella parte superiore dove andremo a mettere la testa. È molto semplice da montare perché basta semplicemente andare a infilarlo. Nella parte posteriore ha due gancetti che poi noi andiamo a chiudere, quindi da questo punto di vista è veramente molto molto semplice andare ad utilizzarlo. E l'innovazione di Zenbivy è proprio questa, ovvero avere questa parte superiore veramente particolare, perché è una parte superiore che è composta proprio nella parte più superiore nello stesso materiale con cui è composta la quilt, quindi tutta una parte in piuma che va a completamente isolarci dalla parte esterna. Noi qui possiamo andare a mettere all'interno la testa, soprattutto ci sta benissimo il momento in cui abbiamo anche un cuscino, e abbiamo una protezione completamente uniforme da quello che possono essere il vento e gli agenti esterni. È molto particolare perché poi all'interno ci si può dormire veramente in tanti modi, cioè noi possiamo semplicemente mettere la testa col cuscino, oppure per esempio se una persona ama dormire abbracciando il cuscino, che so che in tanti di voi lo fate, ecco che in questo caso si riesce a fare, e soprattutto si riescono anche a tenere le mani al caldo. È una situazione molto particolare, cioè lo si può vedere un pochino come un prolungamento nella parte superiore di quella che è la quilt. E adesso appunto per questo andiamo a vedere anche la quilt. Come vi dicevo, la quilt non è un sacco a pelo, questa è praticamente una coperta, lo si può benissimo vedere nel momento in cui è completamente aperta. Innanzitutto un po' di caratteristiche, perché parliamo di una quilt fatta anche lei con un nylon 20D, come può essere il materassino. Troviamo una quilt che ha un 800 di fill power, che ha un rapporto 90 di 10 in piuma, quindi veramente una quilt
molto comprimibile, perché ve lo faccio vedere, è veramente poco più grande rispetto a una borraccia classica, e poi è presente in diverse taglie, perché anche lei è presente nelle varie taglie ML, XL e soprattutto è presente anche in diverse temperature. Esiste quella da più 4 che però ha un'imbottitura in sintetico, quella che ho provato io è da meno 4 più 2, quindi adesso poi vi spiego anche perché ho questo range, e poi esiste anche quella da meno 12 nel momento in cui dobbiamo andare in casi molto molto freddi. Come vi dicevo, temperatura di comfort meno 4 più 2 perché la quilt si può chiudere. Infatti nella parte inferiore noi troviamo dei gancetti da poter andare a chiudere in modo tale da poter serrare molto di più la quilt attorno al nostro corpo. In questo modo ci sarà sicuramente meno dispersione di calore, più protezione dal freddo esterno ed ecco che la temperatura di comfort tenderà ad abbassarsi. Se invece dovremo dormire più al caldo, io l'ho provata anche a 5 gradi, devo dire che tenendola completamente aperta ci si dorme anche abbastanza tranquillamente, aprendo completamente tutte le nostre regolazioni noi possiamo andare a dormire anche a temperature più calde. Infine, un'ultima caratteristica che mi è piaciuta molto di questa quilt è come sono divise le camere d'aria, perché naturalmente essendo in piuma ha tutta una costruzione che fa sì che la piuma non si muova a destra e a sinistra, ma abbiamo una uniformità di dove va a appoggiarsi la piuma per avere un calore uniforme. Nella parte superiore, quindi diciamo dal nostro bacino in su, tutta la parte di quilt è fatta con delle bande orizzontali. In questo modo potremo facilmente andare anche a utilizzarle nel momento in cui magari andiamo a chiudere completamente la quilt. Nella parte inferiore, dunque quella delle gambe, sono verticali. Hanno una doppia costruzione pensata apposta per il punto in cui va a ricadere sul nostro corpo, proprio per avere in ogni punto il maggior calore possibile. Ed è proprio qui che adesso troviamo l'innovazione di Zenbivi, ovvero quella che è la giunzione tra il lenzuolo, che ho volgarmente chiamato prima, con la quilt. Perché noi nelle parti laterali, sia destra che sinistra, troviamo quattro gancetti che possiamo andare ad unire, in modo tale da unire questo lenzuolo con la quilt. I gancetti sono molto semplici, veramente, un gancetto da una parte, un cordino dall'altra, soprattutto poi hanno i colori, quindi è impossibile sbagliarsi. E qui troviamo veramente la grande innovazione, perché noi avremo la possibilità di dormire all'interno di questa quilt come dormire a casa, perché avremo tutta la possibilità di girarci all'interno della quilt, di poter dormire rannicchiati, di poter dormire a pancia in giù. Praticamente possiamo dormire in qualsiasi tipo di posizione, perché non saremo costretti, come capita normalmente in un sacco a pelo, soprattutto magari in un sacco a pelo a mummia, e qui veramente saremo molto molto liberi di dormire come vogliamo. Ma non solo, perché poi avendo queste protezioni laterali, queste svolgono altre due funzioni. La prima è quella di non farci cadere fuori dal materassino, perché può capitare, soprattutto in caso di materassini particolarmente scivolosi, che magari durante la notte si tenda a scivolare giù dal materassino. In questo caso non capita perché appunto abbiamo le protezioni laterali. E poi queste protezioni laterali fanno sì che non vada a entrare ulteriore aria fredda, quindi ci proteggono anche dal vento e tutto il resto. Davvero, da questo punto di vista, devo dire che dormire all'interno di questo sistema è come dormire a casa. Veramente non siamo costretti in nessun modo ad avere una determinata posizione, non abbiamo un sacco a pelo che ci chiude a salsiccia all'interno, siamo veramente molto molto liberi, possiamo dormire in tutte le posizioni che vogliamo, possiamo muoverci la notte se siamo persone che si muovono tanto e soprattutto poi con la parte superiore saremo sempre ben isolati. Per intenderci, dunque, con questa quilt vi assicuro potrete dormire sotto zero con la stessa comodità con cui dormite nel letto di casa. Fino adesso vi ho descritto tutti quelli che sono gli aspetti più belli di questo sistema di Zenbivi, ma c'è anche da fare un ragionamento sui prezzi, perché è quello forse il punto dolente. Per quanto riguarda la parte superiore, diciamo che varia naturalmente in base alle taglie che prendete e al fatto se prendete quella da più 4 in sintetico, meno 4 in piuma o meno 12, naturalmente i prezzi variano. Quella che ho provato io, che secondo me è quella un pochino più universale, perché come dicevo va dai meno 4 ai 2 gradi, costa 430 euro. Il materassino invece è quello che costa 210 euro. Ho però per voi una piccola nota positiva, ovvero che Zenbivi ci ha anche lasciato un codice sconto che trovate qua sotto in descrizione, dal quale poter comprare direttamente questo sistema, così da andare anche a risparmiare qualcosa e non spendere questa cifra. Innanzitutto una cosa fondamentale da dire è che il sistema di Zenbivi funziona anche con altri materassini. Dunque, se avete già un vostro materassino con determinate performance e non volete cambiarlo, potete benissimo utilizzare il vostro. Sul sito di Zenbivi si trova anche un tool che vi permette di capire se il sistema di Zenbivi è adattabile al vostro materassino. È un sistema sicuramente molto molto particolare, è un sistema che non andrei a consigliare a persone che magari dormono una notte in tenda tutto l'anno e basta. È un sistema che vado a consigliare a chi dorme tante notti in tenda, a chi magari cerca un qualcosa con il quale dormire molto comodamente, magari anche durante un cammino lungo, perché se dobbiamo mettere di fare 10-15 giorni in tenda
ed ogni notte dormiamo male, alla fine sarà veramente difficile portare a termine determinate tappe, magari molto lunghe. Ecco che un sistema come questo, soprattutto per persone che camminano tanto, che stanno tante notti in tenda, può aver senso. Non è sicuramente un sistema da comprare se siete alle prime armi, se magari fate poche notti in tenda. Dunque ragazzi, la speranza sia stata esauriente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!